da Barbershop on Radio. Siamo sempre qui con la nostra rubrica speciale per Senti come suona dei Rap Pushers. Chi vi parla è Pasquale, con me c'è Gianluca. E come sempre vi portiamo le chicche del mondo dello sport e della musica, nello stile tipico della chiacchierata dal barbiere. Non è un barbiere qualunque, questo è sicuro, ma speriamo di essere la vostra bottega di fiducia, dove la discussione sulla gnocca del momento passa in primo piano rispetto al taglio che desiderate. Siamo ambiziosi, è vero. Eppure il nostro sito www.dabarbershop.it è nato per dare una risposta alla domanda «Who is the best?». Ricordate la scena del film Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, in cui discutono sul migliore pugile in circolazione? Ecco, questo è il nostro stile e quello di cui vi parleremo oggi non è molto diverso. Se vi siete persi le puntate precedenti, ricordate www.dabarbershop.it oppure l'omonima pagina Facebook e il canale YouTube. E non dimenticate di lasciarci un commento. Ma non perdiamo altro tempo e parliamo subito dell'argomento del giorno. Oggi andiamo in South Dakota, stato americano situato nelle alte pianure del Midwest. Famoso per cosa? Signori, stiamo parlando della Dakota del Sud e non possiamo pretendere sia pure famoso. Scherzi a parte, nello stato è presente la catena montuosa delle Black Hills, piena di minerali preziosi e conosciuta dal mondo per il Monte Rushmore. Sul monte sono scolpiti nel granito i volti dei più grandi quattro presidenti americani: George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e Thomas Jefferson. Qualche settimana fa il Rushmore è tornato agli onori della cronaca perché il prescelto LeBron James lo ha citato, posizionando al posto dei presidenti la sua personale top 4 fra i giocatori della storia NBA. Niente di eccezionale, verrebbe da dire, se non fosse per la bagarre che ne è scaturita, perché il modesto giocatore ha lasciato fuori dai Fab Four niente poco di meno che Bill Russell, il signore degli 11 anelli. Ovviamente nonno Russell ha preso la palla al balzo, come nel migliore degli alley-oop, e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo: «Ehi LBJ, grazie per avermi tenuto fuori dal tuo Monte Rushmore. Il basket è uno sport di squadra e non un gioco individuale. Ho vinto 11 titoli e questo, amico mio, è già scritto nella roccia». Come dargli torto? E come non seguire con i classici 92 minuti di applausi? Credo che ognuno ha un'opinione diversa sul proprio Rushmore NBA, perché ci sono troppi autentici fenomeni da includere. 4 posti sono troppo pochi. Eppure noi da Barbershop ci vogliamo provare e vogliamo proporre la nostra lista con i Fabulous Four. Sono giorni che litighiamo sull'argomento e probabilmente abbiamo trovato un accordo. Allora, il primo è Michael Jordan ovviamente, e su questo penso che non ci sia da discutere. Il secondo è proprio Bill Russell, l'uomo dalla risata più contagiosa del mondo. Il terzo è Magic Johnson, poesia e movimento. E ultimo, ma non ultimo, The Big Dipper, Will Chamberlain. No, non ci siamo capiti per niente. Io sinceramente non mi ritrovo d'accordo, perché non me la sento di lasciare fuori Kareem Abdul-Jabbar e Isaiah Thomas. È sempre la stessa storia, lo so, ho capito, ma come fai? Ce ne sono troppi di giocatori storici nell'NBA. Anche Kareem è uno dei miei preferiti, però sono stato costretto a lasciarlo fuori. Larry Bird, ce ne sono veramente troppi da dire. Queste comunque sono le mie scelte. Posso proporti un Rushmore alternativo? Vai, spara. Di certo non sono i più forti in assoluto, ma i più cafoni sì. Dennis Rodman, Charles Barkley, Sean Kemp e il mio amico Larry Johnson. Quanto mi gasa questo Rushmore. Mi sa che prima o poi ci toccherà discutere delle risse epiche dell'NBA. Come no. In una delle prossime puntate affronteremo sicuramente la questione. Ora, essendo io un nano, faccio anche io un mio personale Mount Rushmore dei playmaker che mi hanno fatto impazzire di più in assoluto. Stephon Marbury, Allen Iverson, Gary Payton e il più nano di tutti, Muggsy Bogues. Ora però tocca a voi. Fateci sapere qual è la vostra personale scelta, altrimenti che barbiere è? Anche per oggi è tutto. Restituiamo la linea ai Rap Pushers e vi lasciamo come al solito con un pezzo fresco fresco. Live It Up di OG Chess e Rocky Fresh. L'attacco della prima strofa dice: «Look mama, we made it». Chissà se anche un giorno LeBron potrà dire: «Guarda mamma, ce l'ho fatta, sono anch'io sul Monte Rushmore». A presto, ciao.